Orchestra Italiana è un progetto che nacque con il grandissimo Renzo Arbore, che tutti ringraziamo, ed è stato un precursore anche in questo, perché ha portato la musica napoletana nel mondo. E quindi cosa c'è di più coerente con il progetto I Napoli Città della Musica che riprendere questo progetto dell'Orchestra Italiana e portare ancora avanti l'internazionalizzazione, perché la cultura della nostra musica deve essere sempre di più esportata e anche portata alle giovani generazioni. Un flash mob nella Galleria Umberto I ha anticipato il debutto in scena al Teatro Augusteo dello spettacolo Napoli Tre Punti a Capo della Nuova Orchestra Italiana, una produzione che si inserisce nell'ampio programma di attività promosso dal Comune con Napoli Città della Musica. Noi ci teniamo molto a mantenere la linea classica dell'Orchestra Italiana, ovviamente, però abbiamo un repertorio talmente vasto che sicuramente faremo delle cose che ultimamente non stavamo più facendo con Arbore, e quindi riprenderemo qualcosa, ma l'impianto è quello. Sul palco da venerdì 24 novembre a domenica 3 dicembre si ritrova buona parte del gruppo originario dell'Orchestra Italiana, che con Renzo Arbore ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e si arricchisce della partecipazione straordinaria dell'attore Gino Rivieccio. Il mio ruolo sarà quello di una leggerezza nell'ambito del repertorio musicale. Diciamo che faccio quello che a Napoli siamo un trattieni, in America l'entertainer, io invece qua faccio un trattieni. Anche per far riposare la corda vocale dei musicisti, per far riposare le dita, sai, gli strumenti. Scherzi a parte, sono molto contento perché poi mi lega ad alcuni di loro grandi amicizie, penso a Gianni Conti, a Massimo. E quindi l'Augusteo dal 24 novembre al 3 dicembre, non mancate, perché a proposito di pallone d'oro, questo è veramente il pallone d'oro della canzone classica napoletana.